Ben ritrovati amici al consueto appuntamento del lunedì per quello che è successo nel fine settimana. Dopo la settimana scorsa della promozione del Catanzaro, festeggiamo anche oggi una nuova promozione, questa volta nel calcio a 5, e la Blinking Calcio a 5 di Soverato, che ha vinto il proprio campionato di Serie C1 ottenendo la promozione in Serie B. Un gran bel risultato, e noi per gli amici sportivi e per quelli che sono gli appassionati del calcio 5 vediamo gli highlights forniteci dagli amici di Wii Sports. Un cordiale saluto amici di Wii Sport, ben trovati al Palasport. Franco Scoppa di Soverato si gioca la 24esima giornata nel campionato di Serie C1 di Futsal. È una gara importante perché i Blinking Soverato, in caso di successo, potrebbero archiviare il discorso promozione. Di fronte la Gallinese, reduce dalla vittoria per 4-3 contro la Nausica, formazione padrone di casa, che invece nell'ultimo turno ha superato per 4-2 il Philadelphia. Vediamo le formazioni a disposizione partendo dai padroni di casa con Panetta, Santise, Cimino, Celia, Pastori, Martino, Frustace, Dalla Valle, Marascio, Giunigno, Capicotto e Scerbo. Gallinese di mister Venanzi con Mancuso, Tiziano, Romeo, Presini, Plutino, Iaria, Stupino, Pronesti, Giriolo, Mallimaci, Labate e Martino. Cura di Mirko Giacobello per il film del primo tempo, passano 3 minuti, rimessa laterale di Pronesti per Martino che calcia e trova il palo. All'ottavo si attiva Giunigno, conclusione che viene respinta nel calcio d'angolo da Tiziano, minuto 13, angolo di Frustace, Giunigno di suola per Capicotto che manda in rete il vantaggio dei Blinking Soverato, minuto 20, corner di Dalla Valle, Capicotto stavolta spara alto, minuto 22, calcio di punizione di Dalla Valle che serve Giunigno nel numero 20, cerca il bersaglio grosso. Rosso sfiora il gol, minuto 24, palla in profondità per Dalla Valle, l'appoggio su Giunigno che manda in rete Soverato che raddoppia. Siamo nella finale della prima frazione, la formazione padrone di casa sembra sempre più vicina al salto di categoria. Minuto 31, inizia questa ripresa, ancora Blinking Soverato, da Santise per Giunigno, il pallone a Dalla Valle, tentativo in diagonale, Mancino che finisce fuori sul ribaltamento, Dalla Valle serve Frustace, non riesce da pochi passi a trovare il Tris che arriva però puntuale al 35esimo, calcio di punizione di Giunigno, esplode il destro che finisce dove il portiere non può arrivare, cala il Tris, Blinking Soverato, minuto 36, recupero palla da parte di Mallimaci, prova a rispondere la Gallinese, c'è la conclusione, Scerbo respinge, Martino si avventa, la manda sul fondo, 39esimo, rimessa laterale di Martino per Capicotto, controlla bene, attenzione al pallonetto che di un soffio va oltre la traversa, rigustiamoci la giocata di Capicotto, ancora Blinking Soverato vicina al gol, Gallinese che vuole quantomeno il gol della bandiera, qui spreca con Dalla Valle che va a chiudere Iaria, poi calcio d'angolo, ancora Iaria che manda sul fondo, 50esimo, episodio arbitrale perché Giunigno, serve Dalla Valle che viene strattonato per la maglia dalla Bade, l'arbitro estrae il cartellino rosso dicendo che è gomitata, molti dubbi su quella che è la scelta del fischietto, quando al minuto 53 Giunigno serve Frustace, conclusione che viene deviata in calcio d'angolo da Tiziano, 58esimo, Mallimaci ruba palla a Giunigno, diagonale che finisce fuori, e invece inizia così la festa dei Blinking Soverato, vittoria contro la Gallinese, quella decisiva per il salto di categoria, esplode la festa a 2 giornate dalla fine. Amici di Wii Sport, è tutto, allora un cordiale saluto, come sempre, alla prossima! Adesso ci occupiamo anche della volley, prima partita casalinga della pool promozione per il Soverato e vittoria per 3-2 contro Brescia. Vediamo il servizio di Pietro Mosella. Ottima prestazione e vittoria al tiebreak per il volley Soverato nel match valevole per la terza giornata della pool promozione di A2. Le biancorosse si sono imposte al Palascoppa sul quotato Millennium Brescia con i parziali di 23-25, 25-23, 25-13, 21-25, 15-8. Una prestazione sicuramente di spessore per le biancorosse al cospetto di una delle candidate all'ingresso nei playoff,
che fanno sicuramente morale e danno anche nuova vita in vista delle altre partite che rimangono di questa pool promozione. Una bella vittoria accolta anche nel migliore dei modi dalla società e dal pubblico, che fa ben sperare anche per il futuro. Adesso ci occupiamo del calcio dilettantistico, cominciando dalle serie minori, quelle che interessano la nostra rubrica. Facciamo la solita carrellata che va dall'eccellenza alla terza categoria, perché siamo quasi in finale di campionato e per molti di questi campionati si avvicina l'esito finale con le promozioni di cui abbiamo tante volte parlato nel corso delle scorse settimane. Vediamo il servizio. Ci avviciniamo alla fine del campionato di eccellenza e potremmo dire fuori i secondi, perché con le vittorie di oggi di tutte e tre le prime in classifica i punti restano invariati, ma questo significa che Gioiese e Promosport ancora possono lottare per il primo posto, avendo la Gioiese 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica la Promosport, ma lo Scalea ormai non potrà più sperare di arrivare al primo posto e dovrà cercare di giocarsela invece per disputare il playoff, da verificare in quale posizione. Attualmente è la terza e credo che dovrebbe rimanere questa, perché a 3 giornate dalla fine lo Scalea ha 6 punti di vantaggio sul Brancaleone, un Brancaleone sconfitto nella giornata di oggi proprio dallo scontro diretto della Promosport, che in pratica lo ha eliminato dalla potenziale, ecco, diciamo molto potenziale, possibilità di poter vedere il Brancaleone lottare anche per la zona altissima della classifica. E quindi da verificare appunto queste posizioni alla fine del campionato per stabilire chi è, molto probabilmente la Gioiese, non ce ne vogliono gli amici di Giglia Tauro se ci esprimiamo in questi termini, dovesse vincere il campionato, la seconda, la Promosport attualmente, che potrebbe addirittura non giocare la prima semifinale di playoff contro la quinta in classifica, che in questo momento sarebbe la Reggio Mediterranea, e la Reggio Mediterranea non sarebbe, per la precisione, ma ci sono i famosi 10 punti di distacco, quindi Promosport Reggio Mediterranea non si giocherebbe e si dovrebbe giocare attualmente soltanto Scalea Brancaleone, per poi verificare le due vincenti, una sicuramente Promosport e l'altra a giocarsi la finale per vedere chi andrà agli spareggi nazionali. In coda, detto già ormai, del retrocesso Città di Acri, anche oggi una giornata abbastanza pesante per la squadra acrese, 6-0 nella partita in trasferta a Gioiosa Ionica. E invece si fa importante la lotta per le zone basse, per le dispute dei play-out. Vincono Gioiosa e Paolana e allungano su Gallico Catona e Vocale. E potrebbe significare che anche in questo caso, che se le due squadre, addirittura anche da segnalare che Paolana e Gioiosa Ionica hanno da recuperare la propria partita, che è stata rinviata nella giornata prevista, e quindi potrebbero allontanarsi e dare uno scossone alla classifica, non disputando un play-out o forse addirittura anche due. Mancano 3 giornate da verificare quello che succede. Bella la vittoria che hanno ottenuto alcune squadre, tipo il Cersale, che riesce con la vittoria di oggi a uscire in modo definitivo dalla zona playout, 2-1 alla Morrone, una Morrone che ha poco ormai da chiedere al campionato, per le squadre che vanno dal sesto al decimo, undicesimo posto sono quasi tranquille. Un'ultima annotazione, perde in casa sonoramente il Soriano con lo Scalea ovviamente, e noi ne approfittiamo anche per salutare affettuosamente Umberto Scorrano per la perdita del caro cognato.
Anche nella promozione Girone B ci avviamo alla conclusione. A 3 giornate dalla fine sono sempre 9 i punti di vantaggio della Vigor Lamezia sulle seconde in classifica Palmese ed Ardore. Quindi potrebbe significare già promozione per la squadra lamettina da domenica prossima, perché potrebbe raccogliere un punto proprio nello scontro diretto contro la Palmese. E guarda caso, ironia del calendario, nell'ultima giornata c'è anche Vigor Lamezia Ardore. Quindi, come dire, che la Vigor deve conquistare il punticino che le manca negli scontri diretti casalinghe contro le due squadre che la seguono in classifica. Ma tant'è che diciamo che ormai per la Vigor dovrebbe essere fatta. Non c'è più il discorso non c'è mai stato ovviamente il discorso a parità di punti della classifica Avulsa, soltanto se dovessero arrivare a 3, ma questo sarebbe un po' difficile. L'unica cosa è che ci dovrebbe essere lo spareggio, però ormai credo che anche in questo caso la Vigor dovrebbe perderle tutte e 3 e le altre due dovrebbero vincerle tutte e 3 per poter andare a fare la conta di classifica Avulsa e quindi poi eventualmente spareggio. Ma restiamo con i piedi per terra, diciamo che 9 punti sono importantissimi e sufficienti alla Vigor per conquistare la promozione in eccellenza, mentre le altre due dovranno lottare per conquistare un importante secondo posto, perché anche il San Giorgio, a distanza di un punto a 53 che ha pareggiato, si è fatto in pratica scavalcare nella giornata di questa settimana, nella ventisettesima giornata, e quindi adesso si trova in quarta posizione. Rientra nelle potenzialità della disputa dei play-off lo Sporting Catanzaro Lido, che batte nell'anticipo 4-1 il Bivongi Pazzano, due doppiette, una di Giglio e una di Cariati, consente alla squadra di Alessandro Pisano di avere ragione della squadra di Bivongi, che era andata anche in vantaggio. Però diciamo che potenzialmente lo Sporting potrebbe ancora raggiungere la possibilità di disputare il playoff, proprio anche in virtù di quello che dicevamo prima degli scontri diretti delle prime in classifica, perché attualmente con i 10 punti di distacco non lo dovrebbe più fare, non potrebbe più farlo il playoff, però con 3 giornate ancora, con un calendario abbastanza abbordabile per lo Sporting, si potrebbe essere questa opportunità ancora sul finale del campionato. In coda la lotta si sta facendo abbastanza importante, punticino per la Ravagnese, che riesce a fermare proprio il San Giorgio, come dicevamo, quindi San Giorgio che perde la seconda posizione, ma che consente alla Ravagnese di avvicinarsi ad Atletico Maida e a Melito, che hanno entrambe perso e che quindi si trovano adesso a un punto e 2 punti di vantaggio, 24 e 25 per la precisione. Invece vincono Melicucco e Africo, le loro partite che le vedevano incontrare proprio l'Africo, proprio contro il Merito, quindi nello scontro diretto. Il Melicucco che va a vincere a 5 fronti, una squadra che anche in questo caso, come dicevamo, le squadre dal 6° posto al 10° o 12° posto hanno poco ormai da chiedere al campionato, perché sono o quasi salve o non dovrebbero dover disputare il play-out. Bella la vittoria del Roccella in trasferta a Capo Vaticano 3-0, che consente alla squadra di questa famosa e importante società sportiva di portarsi a 31 punti, uscire momentaneamente dalla zona play-out, avendo adesso 4 punti di vantaggio appunto sull'Africo e scavalcando a quel punto il Bivongi in sest'ultima posizione. Nel girone C di prima categoria, quello che riguarda le squadre catanzaresi e vibonesi per lo più, vincono le prime della classe, mentre perde solo il Borgia nello scontro diretto
in casa casalingo contro il San Calogero Calimera, un 2-0 maturato con un gol all'inizio del primo tempo al quarto e poi al 91esimo ha consentito proprio alla squadra vibonese di espugnare il Santa Lucia di Borgia e quindi rimettersi in condizione di poter giocare i playoff finale, ma spostando il Borgia adesso dalla seconda alla terza posizione, perché l'ha visto Rosarno che ha vinto la propria partita nell'anticipo di sabato contro il Real Pizzo. Quello che è successo, praticamente si è presa la rivincita per quello che era successo nel girone di andata quando la partita fu data persa per entrambe per gli incidenti, e continua invece la marcia del San Nicola da Crissa che mantiene i 4 punti di vantaggio sulla seconda e quindi a 6 giornate dalla fine vede avvicinarsi in questo caso anche il traguardo. Ricordiamo che nei campionati di prima categoria ancora sono 6 le partite che si devono giocare. Bella la vittoria anche del Chiaravalle che va a vincere 1-0 in trasferta a Badolato con l'opportunità quindi di rimanere il gol di Scarnato verso la fine della seconda parte del secondo tempo e fa inserire la squadra chiaravallese al quarto posto a 3 punti dal terzo del Borgia e tenendo a 4 punti il San Calogero, quindi un Chiaravalle che in queste condizioni può tranquillamente ambire a fare la disputa dei play-off finali. In coda è successo un po' un 48 perché l'Academy Giri Falco che vince nell'anticipo di sabato sul Real Montepaone scavalca la Nuova Valle che è stata sconfitta in trasferta dal punto capolista San Nicola da Crissa per 5-0 e quindi questo Academy Giri Falco vince per 2-1 e si riporta diciamo in penultima posizione. Penultima posizione e si garantisce con le sconfitte appunto di Martelletto, Settingiano e Real Montepaone la possibilità di disputare anche il primo play-out perché non ci sarebbero i 10 punti di distacco appunto dalla quintultima. Vince anche il Real Mileto, si porta a 16 punti, anche in questo caso si fa concreta l'opportunità in questo momento di vedere il Real Mileto che anche se in trasferta farà il primo play out. Da segnalare la sconfitta del Gasperina contro il Città di Guardavalle, Città di Guardavalle che ha 47 punti insieme con il San Calogero a 4 punti di distacco dalla quarta posizione può sperare appunto di giocarsi i play-off perché sarebbero attualmente 9 punti di distacco dalla seconda. E credo che questo è tutto da segnalare anche soltanto la vittoria del Real Mileto, come dicevamo una squadra di coda contro il Martelletto Settigiano, quindi si trattava anche in questo caso di uno scontro diretto per la zona bassa della classifica. Quello che non succede nelle pur poche 16 giornate per un campionato di seconda categoria a 10 squadre succede nella penultima con il comprensorio Corace capolista fin dalla prima giornata che viene sconfitto nella trasferta di Le Castelle per 3-2. È un risultato strano perché addirittura il comprensorio Corace all'81esimo si trovava in vantaggio con il gol di Gigliotta ribaltando il gol di Mannolo per quanto riguarda l'amatore delle Castelle e poi nello spazio di 4 minuti nel finale Virelli e Astorino al 91esimo e al 95esimo ribaltano il punteggio e fanno vincere la propria squadra per 3-2 e facendo perdere al comprensorio Corace il primo posto ai danni del Pianopoli, un Pianopoli che se vince la propria partita contro l'Academy Strongoli 2-1, anche in questo caso un gol per il Pianopoli al 84esimo, quindi sul finale di gara, e quindi sul finale della gara si ribalta quella che era stata la classifica per tante giornate
tante poche giornate, come uso dire io da molto tempo a questa parte. Per quanto riguarda le altre partite, da segnalare le vittorie della Marmi sul Petronà, un Petronà che probabilmente ormai ha concluso la sua interesse per il campionato, essendo quart'ultimo e quindi dovendo giocare proprio contro la Marmi il play-out. L'altro play-out ormai, come sappiamo, non si disputerà tra la Polisportiva Palermiti e quella che dovrebbe essere l'Academy Stromboli, quint'ultima, ma in questo caso si giocano Academy Stromboli e Petronà il quart'ultimo e il quint'ultimo posto per vedere quella che dovesse poi giocarsi il play-out finale. Vince abbastanza facilmente il Casabona per lo Sport sul San Nicola Cartizio, ultima in classifica, per 5-1. E da segnalare in questi campionati di seconda e di terza categoria la presenza e il debutto di diversi arbitri giovani, ragazzi che hanno fatto la loro esperienza nei settori giovanili, alcuni, altri che addirittura vengono buttati nella mischia con alterne vicende, perché sappiamo bene che i ragazzi devono fare la loro esperienza, come suol dirsi, però obiettivamente dobbiamo anche segnalare che non possono fare l'esperienza ai danni delle società, perché poi rischiano di rovinare dei campionati. Alcuni si comportano bene, dimostrano di avere buone capacità, altri purtroppo troppo giovani risentono del clima delle partite. Bisognerebbe ricordare un pochettino anche a chi li manda che nelle categorie di seconda e di terza ci sono molti giocatori che hanno una grandissima esperienza, vastissima esperienza, hanno giocato in campionati superiori e che poi riescono a condizionare un ragazzo di 15, 16, 17 anni che trovandosi poi spaesato rischia di sbagliare per troppa pressione che gli viene messa sulle spalle. Bisognerebbe anche pensare a queste cose, come dico sempre io, bisogna pensare alla formazione dei gironi, non è possibile fare gironi da 10 squadre. Ci avviamo alla conclusione anche per quanto riguarda i gironi di terza categoria. Qui mancano ancora 5 giornate per quanto riguarda i due gironi C e D della delegazione di Catanzaro, e quindi si potrebbe ancora ottenere, sperare che qualcosa possa capitare in questi campionati, almeno nel girone C, in quanto le prime quattro si trovano distaccate di 4 punti. Due sono le capoliste, Conflenti e Marche, che hanno vinto il loro incontro odierno per 5-0, il Conflenti sul Cortale, e il Marche 4-2 a Maida in trasferta. Poi il Belvedere con un secco, un 3-0 ottenuto a Tavolino, gli saranno assegnati certamente i 3 punti del giudice sportivo per la mancata presentazione del Coringa, e il MAC 3 che batte 4-2 l'ultima in classifica, il Serra Stretta. Crediamo che qui dovrebbe chiudersi qui il discorso della zona alta della classifica, in quanto l'Excalibur sconfitto nella partita contro i Longobardi 2-1, partita casalinga, probabilmente si tira fuori dalla zona playoff, anche se sono ancora 9 i punti di distacco dalla potenziale seconda posizione, che dovrebbe essere o del Marca o del Conflenti, a seconda quale delle due dovesse soccombere nella disputa con l'altra squadra. Chiaramente ci sono sempre le altre due squadre che sperano di potersi inserire nella zona promozione, ma avendo 3-4 punti di distacco potrebbe ancora, attualmente non è così, e quindi ci sarebbe la difficoltà di dover fare il primo playoff, e chi dovesse, come dicevamo, non vincere il campionato poi potrebbe essere ammesso direttamente alla promozione in seconda categoria senza dover giocare appunto la semifinale. Il
Girifalco invece non riesce ad andare al di là del 2-2 contro l'Atletico Ferroleito e quindi in questo caso si allontana anche dalla quinta posizione e non può ottenere a questo punto la possibilità proprio di giocarsi questa situazione. Con la vittoria per 3-0 dello Skillation nel recupero di mercoledì contro la Kennedy, comincia da questa settimana, diciamo per modo di dire, anche perché lo Skillation questa settimana non ha giocato per il turno di riposo, adesso lo aspettano 5 partite per vincere questo campionato con i 12 punti di vantaggio che ha sulla seconda in classifica. Seconda in classifica, quel Real Cropani che ancora vuole lottare, va a vincere una partita addirittura tennistica, più che tennistica, un unico set, set lungo come si dice in questi casi, 8-3 a Catanzaro contro il Grifone e quindi mantenere la seconda posizione. Quindi come dicevamo 12 punti, anche se il Real dovrà osservare un turno di riposo, quindi non avrà 5 partite come lo Skellegio, ma ne avrà 4 e quindi bisognerà vincerle tutte quante e sperare che lo Skellegio a questo punto non ottenga nemmeno un punticino per poterlo scavalcare, ma stiamo parlando di fantacalcio, in questi casi non ce ne vogliono a squillarci, hanno tutto il diritto di toccare ferro, ma pensiamo che ormai il campionato, come già da parecchio tempo in questa categoria, è finito e dovrà vedersela invece a giocare per quanto riguarda le posizioni di rincalzo dalla seconda alla quinta per cercare di ottenere le altre due promozioni. Oltre il Real Cropani, che abbiamo detto ha già vinto la sua partita, sono tutte le altre hanno pareggiato tranne il Real Janò, che però è abbastanza lontano dalla quinta posizione, quindi dalla seconda posizione, quindi richiederebbe anche di non fare il playoff. Pareggio lo Staletti 1-1 nella trasferta di Soveria Siberi, pareggiano il Goodfellas e appunto il Real Soveria Siberi, come abbiamo detto, nello scontro diretto, il Goodfellas nell'anticipo di sabato contro la Vigor Catanzaro. Non va bene nemmeno a Città di Soverato, che si fa battere proprio dal Real Janò, una delle due squadre, come dicevamo, vittoriosi in questa giornata, oltre a tutti i tanti pareggi. E quindi probabilmente Città di Soverato dà definitivamente l'addio alla possibilità di giocarsi un play-off, uno dei due play-off, perché ricordiamo saranno in due i play-off che si possono giocare e le vincenti saranno promosse direttamente nella seconda categoria. E allora l'augurio è che la squadra di Bertolotti, come tutte le altre squadre che sono in testa alla classifica, possono onorare questo finale di campionato e ottenere i risultati che hanno cercato per tutta questa breve purtroppo stagione, ripetendo ancora una volta come anche in questo caso ci sono gironi troppo corti. Anche per oggi è tutto, noi abbiamo concluso, vi ringraziamo ancora una volta per il gentile ascolto che ci prestate, per le attenzioni e per gli attestati di stima. Noi ci ritroveremo lunedì prossimo dopo la giornata delle Palme per poi osservare il turno di riposo per Pasqua. Grazie a tutti e buona giornata.